Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua, siamo sulla beta di Fishing Hero. So che a molti di voi magari non piacerà un gioco di pesca, e sinceramente neanche a me, però diciamo che così l'ho trovato, ho voluto provarlo e vabbè, non è fatto malissimo. Il gioco è un po' vecchio stile, però diciamo che è abbastanza bello. Non so più di tanto del gioco, so che sarà naturalmente un MMO online, quindi cioè naturalmente online. E quindi naturalmente qua avremo il mondo, le stanze. Infatti qua possiamo entrare in Nord America, Channel 1. Abbiamo naturalmente qua ancora bisogna sbloccare. Ok, allora entriamo dove ci pare. Qua tutta la gente, guardate qua che barche, si può aggiornare tutto. Sono a livello, non mi ricordo se è 2 o 3. Ah, 1, ok, niente. La visuale. Ah, qua ci sono altre cose che pescano. Allora, prendiamoci qua. Cioè, il gioco graficamente non è eccezionale. Comunque proviamo. Come vedete lì qua c'è scritto fighting perché uno sta combattendo con un pesce. Qua abbiamo anche la visuale. Scusate, ho staccato la registrazione. La visuale pesce non mi ricordo qual era. C'era la visuale pesce. Ah, due che hanno abboccato. Ah, guardate un pesce qua. Passando un pesce, non mi ricordo. È scappato. Che stronzo. Allora, vediamo un attimo. Non mi ricordo dove sono i config. Eccolo qua. Keyboard. Allora, dovrebbe essere con questo. Proviamo. Ma come cazzo si esce? Ok, eccolo qua. No, scusate. Questo. Ok. Così la musica non rompe i coglioni. C'era il tasto per guardare sotto. Niente, non me lo ricordo. Water, questo forse? No. Mi ricordo che c'era una cazzo di visuale, ma minchia, ha preso. Mi è scappato a questo. Io sono l'unico che ha un livello. Così livello 14, un pazzo. Bruno Reis. Ah, è qua, mi segna su questo puntino. Veramente. Qua manca stato della libertà. Ah, andiamo a farci un giro. Guarda che ci mettiamo una vita, però. Forse questo è visuale pesce? No. Niente, non mi ricordo come cazzo si va. Oh, come vedete, naturalmente è un gioco di pazienza, la stessa cosa che può essere il gioco di caccia, non mi ricordo come si chiama, che avevo provato, mi sembra che avevo anche fatto il video. Ok, qua bisogna combattere col pesce. E spostando il mouse un po' così. E questa è la tensione del cavo. Questa è invece l'energia del pesce. L'ho preso.
Eccolo qua. Madonna, che brutto! Io lo rilascio questo, che cazzo me ne faccio? Rilasciamo. Come vedete, questo è, diciamo, il gioco. Poi abbiamo qua naturalmente delle cose speciali. Soprattutto nel tutorial vi farà vedere che qua abbiamo delle bottigliette, della roba per, diciamo, la nostra energia, no? Perché naturalmente anche noi consumiamo energia quando lottiamo con un pesce, no? Naturalmente. Qua invece c'è altra roba, roba normalissima, vabbè, esca, tutte cose varie. Qua naturalmente altra roba. Qua questo dovrebbe essere il tasto per cambiare sta minchia di visuale. Ma non me la fa cambiare info. Niente. Ok, qua un po'. Ah, questo qua si sposta così, niente. Vediamo se riesco a catturare un altro pesce. Vedete, ci vuole pazienza, eccolo qua. Ah, ok, abbiamo catturato anche questo. È sempre quello di prima. Ok. Gli schivabbè, put va in water tank. Dai, non romper cazzo. Ok, usciamo. Exit, confermo. Siamo usciti per farvi un po' vedere. Queste sono naturalmente le stanze, possiamo crearne una. Diciamo che poi, tra l'altro, in ogni posto si pesca un pesce diverso, no? Naturalmente, se noi andiamo in... no, ho sbagliato, volevo andare qui. Close, ok. Se andiamo qua dovrebbe farci vedere qui i pesci diversi. No, sì, qualcuno sì. Comunque, non so se è in base a quello o in base alla stanza, non lo so. Comunque qua abbiamo anche la cooperativa, naturalmente, l'auction house. Che naturalmente sarà per comprare oggetti e cose varie. Competition probabilmente sarà tipo una gara di pesca, però in videogioco. Tutto questo, qua abbiamo una nuova mail, vediamo. Qua naturalmente ci sono dei regali che vengono messi ogni tot ore, cioè ogni tot ore, quando magari si fa qualche obiettivo così. Come state vedendo, non so molto sul gioco. Il fatto è che volevo farvelo così vedere. Qua abbiamo le barche, qua tutta l'attrezzatura che potremo naturalmente avere. E qua abbiamo le quattro, tra virgolette, skill, o oggetti, come volete chiamarli, che ci serviranno per, diciamo, prendere, diciamo, vitamine, queste cose qua, no? Quando si lotta con un pesce, dopo bisogna rifornirsi, come ho già detto prima. Comunque, il gioco è noioso per chi non ama pescare, per chi magari ama pescare, come la stessa cosa, la caccia. Un simulatore di caccia è noioso per tanti, come è bellissimo per altri che invece amano cacciare, magari anche veramente, no? Oppure magari vogliono, sono appassionati di quella cosa. Se, idem qua, naturalmente non è un gioco per tutti. Ho fatto questo video, diciamo così, tanto per, perché ce l'avevo installato, lo volevo provare. E niente, direi che per questo video è tutto. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace. Se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al canale. Per questo video è tutto, alla prossima.